Ciao a tutti, con questo video vorrei ricordare che oggi si celebra, oggi 17 maggio, si celebra la giornata contro l'omofobia. Eh, il 17 maggio del 1990 l'OMS eh, ritirò dalla lista delle malattie mentali l'omosessualità, ehm, quindi questo vi fa capire e intuire già tutto. Ehm, importante questa giornata. Ehm, proprio per quelli che sono i diritti umani in più ehm, volevo appunto parlare di, un, di una piccola cosa ehm, sono stati fatti degli studi e, e degli esperimenti e proprio sulle persone ehm, che si dichiaravano omofobe o comunque che erano omofobe ehm, sono stati presi due gruppi di uomini Ehm, un gruppo eh, non, non era omofobo, quindi un gruppo eterosessuale di uomini non omofobi, mentre ehm, c'era anche un gruppo di i, uomini i, omofobi, eterosessuali omofobi. E a entrambi i gruppi sono stati i, fatti vedere e, dei filmati dove uomini. E facevano sesso tra loro, quindi scene di sesso tra uomini, e partendo dal fatto che entrambi i gruppi, quindi sia gli uomini non omofobi che quelli omofobi, hanno avuto eh, durante la visione eh, un'eccitazione. Eh, un e, dal punto di vista sessuale, quindi un aumento ehm, dell'erezione, attraverso l'erezione, la cosa eh, più sorprendente è che gli uomini eh, che si definivano proprio omofobi sono stati quelli che hanno ehm, avuto un'erezione. Più grande è un'erezione sessuale più grande rispetto al, al gruppo di uomini eh, non omofobi. Eh, da qui eh, sorge una domanda: omofobia o paura di se stessi? E, mh, il risultato è sicuramente uno: eh, l'omofobia nasce dalla eh, paura ehm, di un'omosessualità latente e frustrata. Eh, un meccanismo eh, di difesa e se vogliamo, un meccanismo eh, brutto, un meccanismo eh, che va a minare la libertà eh, dell'uomo in genere, e, proprio per paura eh, di se stessi. E, questa cosa ho voluto raccontarvela perché. Eh, e, e, insomma, eh, fa capire bene le dinamiche, anche appunto le dinamiche che riguardano eh, tutte le, ehm, le fobie di genere sessuale o le fobie in genere nell'ambito ehm, dell'umanità. Con questo vi saluto e buona giornata a tutti dalla Pinky. Iscrivetevi al canale, ehm, attivate la campanella, fate scrivere i vostri amici per ricevere le notifiche dei nuovi video e anche eh, delle live interattive con la Pinky. Ciao, buona giornata a tutti.